Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, si è messa subito nel modo migliore per noi e insomma, poi siamo stati bravi a muovere velocemente palla, visto che era anche molto caldo, era difficile tenere il ritmo alto, noi nel primo tempo siamo riusciti e questo ci ha agevolato un pochino per aprire bene la partita. Fa piacere che pur avendo cambiato molto rispetto all'ultimo periodo, la squadra ha mantenuto la stessa qualità di prestazione, quindi questo è chiaro che mi dà soddisfazione perché ho tutta la rosa in pista e poi quello che mi porto via di oggi, che dai, quello che ormai è un pochino assodato dal girone di ritorno, che la squadra sa cosa fare, sa come fare e cerca di farlo sempre nel migliore dei modi. Poi non siamo mai perfetti, giustamente, però ricerchiamo le idee, i concetti con grande naturalezza adesso. No, no, per fortuna, no, no. Ha preso una botta al ginocchio, ma dai, solo contusione, dai, un gran male e basta. Sì, hai detto bene. È un recupero per noi molto importante, sia come chiaramente qualità del giocatore, ma anche come presenza, dentro nel gruppo. E in queste partite che andremo a fare, comunque nei playoff, credo che sia un aspetto che possa fare la differenza, quella di avere oltre la prestazione, la qualità della prestazione, ma avere una presenza del trocampo in partite da dentro fuori è determinante, secondo me. Ma guarda, te l'ho detto ieri, facevo fatica a preferire qualcheduna. Sono partite a eliminazione dirette, sono tutte squadre comunque che hanno fatto campionati positivi, quindi hanno un'identità, hanno le loro convinzioni. Quindi ci prepareremo sul Mantova cercando di farlo nel migliore dei modi. Ci tengo a dire che abbiamo raggiunto la classifica che sognavamo ad agosto. Cioè, noi ci eravamo prefissati di essere i primi dietro alle grandissime e ce l'abbiamo fatta. Quindi sicuramente siamo soddisfatti di questo e anche nel modo in cui l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto sempre proponendo. Provando a comandare le partite, proponendo tanto e con una squadra molto coraggiosa, quindi sotto questo punto di vista sono soddisfatto. Io credo che il fatto di averlo raggiunto nonostante quei 2 mesi a cavallo della malattia e nella conseguente periodo poi delle 11 partite in un mese abbondante, credo che questo abbia ancora più valore, perché è palese che in quel periodo, in quelle 11 partite, molto abbiamo lasciato per strada e quindi secondo me rende ancora più l'idea di quanto abbia fatto bene questo gruppo in questa stagione. Sì, non deve succedere. Io forse cioè, pretendo anche troppo, non vorrei mai che succedesse, ma spesso mi dimentico che dall'altra parte ci sono 11 giocatori che si stanno giocando la vita e è una reazione comunque bisogna anche pure aspettarsi. Nel secondo tempo noi siamo calati un po' anche come ritmo. Anche se fossimo stati più qualitativi, quindi in questo intendevo magari essere un pochino più precisi, fossimo stati più qualitativi nella ripresa, potevamo veramente fare 2 o 3 gol in più. E quindi in quel fatto di poter essere più cinici, ma questo al di là di oggi, non voglio entrare nel merito di oggi perché secondo me bisogna avere rispetto anche dell'avversario che ha vissuto una partita complicata e una stagione complicata, quindi ti parlo in generale. Per questi spareggi dobbiamo diventare più cinici assolutamente e cercare di concedere il meno possibile, anche se già concediamo veramente poco, veramente poco. E è chiaro che il gol subito alla fine mi abbia un po' indispettito, però te lo torno a dire, avevamo davanti una squadra che cioè, si stava giocando tutto e l'aspetto nervoso, una reazione potevamo anche aspettarcela. Quindi onestamente abbiamo concesso anche poco per il tipo di partita che era, insomma. Allora, io mi preferisco fermarmi ad analizzare noi e dico che noi avevamo preparato la partita come sempre, cercando di voler ricercare le nostre cose, cercarle di fare nel modo migliore. Sapevamo che dall'altra parte ci sarebbe potuto essere una squadra indiavolata per cercare l'impresa, insomma, per cercare di non retrocedere direttamente e quindi credo che poi
l'ago della bilancia sarebbero potuti essere loro. Noi eravamo convinti e concentrati di voler fare un'ottima prestazione per preparare bene la partita di settimana prossima. Così abbiamo fatto, poi quello che è successo dentro il campo è una conseguenza delle situazioni, degli episodi. E ci tengo a dire anche che abbiamo fatto anche, oltre per chiudere il discorso di prima della qualità della stagione, abbiamo portato anche il nostro attaccante a essere il capocannoniere del campionato. Ci tenevo tanto perché è molto importante, perché vuol dire che la squadra ha lavorato bene anche per esaltare un singolo. Grazie, sì, sicuramente è una soddisfazione, e ci tengo soprattutto a ringraziare i compagni, il mister e il direttore, perché mi hanno sempre messo in condizione di poter far bene, mi hanno sempre supportato. Quindi ci tengo soprattutto a ringraziare loro, perché comunque, come dicevo prima, mi hanno sempre sostenuto e sempre messo nelle migliori condizioni. Ma significa tanto, come diceva il mister, è sicuramente significato di buon lavoro e di cose che abbiamo provato e che sono riuscite bene. Però sicuramente da adesso la testa va a domenica, perché sarà un'altra importantissima partita. Sicuramente sì, ci tenevamo a far bene, perché era una partita preparatoria in vista del playoff di domenica, che sarà importantissima, e ci tenevamo a prepararla nel migliore dei modi, e in settimana continueremo a prepararla. Sì, ci troviamo bene, ci conosciamo a memoria sia dentro che fuori dal campo, quindi quando giochiamo insieme sappiamo entrambi dove va l'altro, quindi sicuramente è qualcosa in più, è una marcia in più che cerchiamo ogni volta di sfruttare. Ma sì, sicuramente sì, c'è rammarico, perché ho preso il palo alla fine, potevo aver fatto due gol, però sono contento per la squadra e per il risultato. Sì, sarà sicuramente una partita tosta, senza dubbio. L'abbiamo visto sia all'andata, anche se il risultato forse un po' fuorviare, però anche al ritorno abbiamo visto una squadra tosta, che gioca bene e costruita bene, quindi sarà una partita da dentro fuori, da giocare nel migliore dei modi, e sappiamo che incontriamo una squadra tosta, quindi ci prepareremo al meglio. Ma i due che mi piacciono di più è quello con la Feral Pisalo in casa, di testa, e credo uno dei, forse di quelli un po' più importanti, il secondo di Pesaro nel girone d'andata. Beh, per me intanto era importante oggi segnare, visto che il mister mi aveva dato l'opportunità di giocare titolare, e intanto pensiamo alla partita di domenica, poi quello che sarà l'anno prossimo è ancora tutto da decidere. Adesso per me l'importante è la partita di domenica. Beh, mi hanno fatto ritrovare un po' di serenità che avevo perso nei 5 mesi prima, e ho trovato, come ho detto anche all'inizio, un gruppo molto affiatato e che appunto mi ha trasmesso molta serenità, e ho imparato sicuramente cose nuove, però ripeto, diciamo che il campionato inizia domenica con i playoff. Ma mi sono trovato bene, perché sto cercando, cioè no, diciamo che ho capito i movimenti non alla perfezione, però cioè, a volte non riesco a farli bene, però è una posizione che a me mi piace molto, perché mi dà più libertà di muovermi sulla fascia, di puntare l'uomo e di muovermi negli spazi. E già in altre occasioni avevo giocato in quella posizione, o anche a destra alto, e è una posizione che mi piace. Poi io diciamo nasco come prima punta, però anche esterno mi trovo molto bene. Beh, un Cesena sicuro delle proprie qualità in tutti i reparti, dal reparto difensivo al reparto offensivo. Di sicuro daremo filo da torcere a tutti, e
diciamo che facciamo questi playoff con un'idea molto, molto importante. Ma guardi, sul cross di Zecca, mi pare, o di Zappella, penso di Zecca, Deme è tagliato sul primo paro e poi l'ha lasciata passare. E io arrivavo in corsa, me la sono trovata sul petto, l'ho stoppata e poi mi si è un po' allungata, quindi ho dovuto subito calciare in mezza rovesciata e fortunatamente la palla è entrata.